Oggi Marco, dillo, perché hai la luce spenta? No, la luce spenta. È completamente Sei buio. buio Ma è perché ho tantissimo. messo la cosa della webcam, la correzione della fava. Un po' meglio, non vedo più, però. No, no, ragazzi, non ce la Marco, ma tu devi trovare una faccio. soluzione perché è All'illuminazione nella tua completamente vita. buio in camera tua. Yeah, Mettitela di fianco, mettitela. bellissimo. Ma Grazie, il fatto è che mi arriva negli occhi, cambia poco. Cioè, riesco a guardare lo schermo, se no. E così già è fortissima. Non so perché. Per quello dicevo, delle volte Vega, lascio la piacere mio. correzione, perché se no muoio. Ho capito, ma si vede tutto del piffero. O non si vede, o si vede, vedrò come fare adesso. Per adesso è così. Amici, ma che belli che siete, l'immortacci così. vostra, Ma eh. così, ah. Fatemi aprire il sito del... che non è un sito, però... Gioco del chi vuole essere. Chi... no. Who... questo, vedi, bene. Ecco, Q. Who Terra. vuole... Who... è il Ciao milionario. Mary. È il cagno Ciao Mary. nero. Altro posso fare Ciao a anche... tutti belli. così un Le pochino. Se donne faccio del così, mondo. vedi, non muoio. Però io sparisco. Però tu non ci sei più, No, sei perché c'ho Batman nell'oscurità. Devi un sole nelle retine, non è il massimo. fare un rutto Rom però. rom! Ah. Fra il vecchio Rom rom. quello alla corrida che faceva Sì, i botti del suo paese. Bom è vero. bom bom bom! Fiu, po po Rom po. rom! Bellino Siamo che qui sei, ragazzi, qui signore. presenti, qui per voi. Pipipip, poropopopopo. Allora, oggi gioca Moro, perché l'altra volta non ha fatto No, io niente. sono sempre il Lui è conduttore, già Marco. riscotti. Ma Ma lei è già lui però tutte queste riscotti. cose ogni volta, eh. Oggi Ma io sono le risposte, almeno Marco. Fai vedere un che anche tu round. sei ignorante, Esatto, lo devi fare tu. Scusami, Guarda non è che che c'è ogni da volta essere se ignorante. Anche se siamo giusti, vediamo alla fine poi come ne esce. va a Sì, finire, comunque. quindi. Ma a maggior ragione, facciamo meno figure così, Metto no? sempre a 15 E e poi poi l'altra volta sono 10. arrivato lontanissimo. Io oggi non gioco, sono a posto. Mi L'altra volta hai sto. perso Sto mi... alla prima. No, ieri Sì. l'altra volta sono stato quello che è andato più Però hai avanti. perso anche alla prima. La seconda Ma volta per un sì. errore non mio, però. No, quello è vero. Ma non abbiamo fatto Allora ricerche Hercules, da dopo, oggi in poi lo chiamo poverino. Pietro perché sto gioco di merda lo chiama Pietro, va Ma... bene? Si chiama Ralph, lo chiama. Sì, Era Ralph anziché era Sonic, Ralph, però... era un esempio. Non era neanche Hercules per questo, era Sonic, però. No. Amici, cosa ci propinerà oggi il nostro amato Speppi Lotti? Eh? Della droga, sicuramente, a giudicare da come è iniziata questa serata. Potrebbe benissimo essere, chiaro, Ma se io chiaro. facessi questo e questo. Ma secondo voi, per quale misterioso È motivo io, come raggiungo le perfetto. 8 La di mia sera, vista arrivo a però. 250 di ping? No. Ho capito, Marco. Così? Abituati, abituati. No. Preferisco mantenere la vista e La evitare. vista si abitua alla Guarda, dovresti vista. Di iniziare a giorno come fai? streamare Scusa. come il dottor Di giorno apro Disrespect la che c'ha gli finestra occhiali da anche di sole. fianco. No, di giorno quando esci fuori c'è la luce, c'è. Ma questa non mi arriva negli occhi. Diretta, insomma, c'è la testa. A parte che chi esce, che sono dal 2019 che non esco di casa. Sono andato al parco, Appunto. pioveva. Non lo Ma vedo il Din, sole da un bel più poco. di qualcuno, però non vedo che cosa c'entri con la connessione. Che fastidio che dobbiamo fare la modalità facile. Io vorrei provare anche la modalità normale, però. Ma è a Bisogna. tempo, devi fa puoi A farla tu la tempo. modalità Però anche normale. stronzi Io ho perché le visto domande più difficili sono a tempo. No, Io ho visto il quelli di problema Me non la è che Godo ha fanno tempo, il problema è normale, che anche negli aiuti poi è a loro. Non tempo. lo voglio per Non possiamo Bernardeschi, farci i cazzi eh. Non puoi nostri, fare sondaggio, non vaffanculo. puoi fare nulla. Ma non lo vuole neanche sua mamma Bernardeschi in questo Ma di cosa momento. stai Ma parlando mi tu? fa le domande, vale Ma risponda. Valentino, Ma scusami, tornatene è la alla tua serata delle domande. scrivania. Ma è la serata delle domande? Fa le domande, su. Shapiri, grazie Shapiri, grazie, Shapiri. bello. Enter Shapiri. Amici, Oggi mi sono vogliamo lavato i capelli, iniziare? guardate come sono brillanti. Marco, ma di che cazzo stiamo Dei parlando? capelli, dico, guarda come sono brillanti, guarda, sono un sono lustro unti. dall'altro. No, sono Hanno lavati, sono brillanti perché lavati c'ho lo con shampoo che l'olio. brilla. Grazie, e tai? E tai Cazzo, e tai Twitch! Ciao Twitch! ragazzi, mai abbonato? Qualcuno, ma per Qualcuno? voi questo è altro. Voglio bene, Grazie! gatto culo. Come? Sei già Non 5 credo mesi? Sei già operativamente, però. però. Sei già 5 Ovviamente mesi? anche lui ne possiede uno. Beh, sì. Posso interagire? Vai. Prego. Marco, sei tu il primo concorrente, quindi abbiamo deciso Ma che così. non è neanche su Discord. In realtà sono su Discord, devo entrare nel canale. Bene. Quindi non sei su Discord.
Allora, andiamo a fare le domande per bene, visto che grazie la May. La May. Prego, Moro. Allora, Ave Maria, piena di grazia. Perché? Ho detto prego, prego. Ma continuiamo pure. Allora, tu, Marco, ma vedi, sapevo che era livello di questo massimo, posto sta scendendo. Sei già, ero massimo, vabbè. Sei già massimo. Mamma mia, devo guardare il secondo schermo, devo abbassare un po' però, per abbi pazienza, se no muoio veramente. Prego. Ma te ce l'hai sopra il secondo schermo? Perché no, in realtà arriva anche nel primo perché è lunga e va di traverso, però. Ma non ho poi, sì. Io ce l'ho di fianco la luce. Così non la guardo. Non ce l'ho il di fianco io, Moro, c'è la libreria e la finestra. Aspetta, la puoi appoggiare sulla finestra di fianco. Potevi comprare una lampada, la lampada dell'IKEA come la mia, con il braccio come quello del microfono. Adesso io vedo se riesco a fare un altro discorso. Price, che regala la sua. Te la farò perché ho un buco di culo. Allora, questo amministratore delegato, appassionato di automobili, mi sembra proprio Marco. In effetti. Sì, sono proprio grazie io. A Resi. Sì, è proprio lui. Grazie, Resi. Ma adesso silenzio, ragazzi, perché si inizia. Grazie a Bronchi. Oh, ho detto silenzio. Grazie a Bronchi, non lo sceglie. Certo. Marco. Pari rapi papo. Papi raperi. Papi rapi raper. Va bene, Marco. Che bevi? La vodka. Vero, la vodka prima di giocare. Ma l'audio è terrificante, però. È già contro il muro, Micio. Nice. Che regala grazie, la Price. Luke a Sabto. Che non regala la Luke, grazie mille, Price. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire. Benvenuto. Ok, let's go. E grazie parassita intestinale. Grazie parassita. Non tanto grazie, ma grazie allo stesso. Non voglio nel mio corpo, ma. What a pleasure to be here. Now you're gonna need to answer these questions. Marco, siamo qui per farti delle domande. Immaginavo, non è un interrogatorio. Tu sei qua per darci allora, ci tengo a dire che non è un interrogatorio. No, non è neanche Sarabanda, quindi neanche un interrogatorio. No, come si sa, ragazzi. Tiriti, tiriti, toriti, 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 tiri. Allora, Marco, buona fortuna. Questa è la prima domanda, come sappiamo la più facile. Certo. Io voi qua in quale grande... di questi è il protagonista di una serie di libri per bambini? Noddy. Oddy, Maddy, Soddy. Ma neanch'io. Ma io non lo so assolutamente, ragazzi. Scusa. Ma che cazzo è sta gente? Potrebbe essere la più facile questa, scusa. Dai, penso. Allora, io andrei un po' logica su quello allora, che mi Moro, sembra vado, allora, il nome il più vero. Grazie, Bustacchio. Il mio ragionamento. Allora, io fossi stato io il creatore dei libri, avrei detto Poddy perché mi fa ridere. Però. Certo. Ma questo sarà qualcosa sicuramente... in inglese che qua però, non è arrivato. No, no. Siccome... A Price, grazie mille. Grazie, Price. Grazie. Però secondo me la risposta giusta la regala è Yusam. Grazie, potrebbe... O Fedez, poi. No, allora, io... Siccome però non sono uno scrittore di libri, quindi non ce l'ho fatta arrivare al successo, non devo ascoltare quello che farei io. Quindi non è Poddy, secondo me. Ok, quindi uno l'abbiamo escluso. E l'altro è tre. Esatto. Ma la logica lì, allora, se... immaginandomelo su un libro, un libro... queste qua. Ti direi Maddy. Perché... L'accendo? Aspetta. È l'unico femminile, tra l'altro. Noddy e Soddy mi sembrano veramente nomi. E Noddy, Soddy, Poddy. Poddy è quello che fai io, ma sicuramente non è. Prova Maddy. Tutto tondo nel tuo mondo. Faccio l'accendo, Marco, È l'unico nome esistente. Ragazzi, però scusate, io cosa ne so? Cioè, va bene. Ma quando si parlano sopra, come sempre, queste teste di cazzi. Era Noddy! Era un nome terribile, che è Noddy? Marco, ma per la seconda volta! Me l'ho andato a googlare perché... Ma pensa se magari è giusta Maddy, ma anche qua ha sbagliato il gioco e dice Noddy. Ma cos'è Noddy? Io voglio andare a guardare. Adesso lo cerco, sono uscito, aspetta. Yeah, grazie Club, grazie per il ride. Ben arrivati a tutti. Noddy Toyland Detective mi esce. Niente, Price oggi... È su Netflix. Su Netflix. Grazie Price, grazie pure su Netflix, della DreamWorks. Ma... Della DreamWorks, non è che dici? Come la DreamWorks? Ma mai sentito. Ma il ragionamento, ragazzi, infatti era quello che era. Io più di così non posso fare. Non lo posso vedere. Allora, ma non potevi ragionare comunque quando usa la per quanto Noddy Toyland Detective è una serie animata al computer franco-britannica americana. Con il personaggio Noddy creato da Enid Blyton. Grazie Price. Grazie Price, grazie bambino Luigino anche per la sub. Grazie Price. Nessuna immagine. Tutte le sub.
No, io l'ho vista l'immagine di Noddy. Sì. Era meglio non vederla, secondo me. No, comunque. È un bambino base proprio. No, è un bambino terribile, come un bambino base. Niente, quindi Mark già eliminato, vado io. Marco purtroppo ha fatto un'altra figura del Pippo. Ma che figura del Pippo? Sono quello che andiamo più avanti. Ma scusa. No, Marco, ormai... Ma poi Moro, finché tu non giochi non puoi La gente si ricorda solo delle brutte intenzioni. Il mio personaggio. Eccolo. Noddy, Proddy e Scorra. Proddy. E fai tu allora. Prodi in un Prodi, manga per bambini. Oh, basta la sigla, basta. Eccolo qua il nostro caro amico di Pongo. Allora, Lienzar. Vabbè, ragazzi, dai, però la diversità ogni volta. Io la dico giusta e mi squalificano. Mi dicono cose dei bambini e mi squalificano. Allora, aspetta, Marco, che non è detta mai l'ultima parola. Potrebbe essere un troll. Potrebbe non essere così scontata. Non è mai detta l'ultima parola, va bene? Certo. Che Harry Potter... fammi leggere, fammi. Ah, ok. Un ragazzo, una ragazza, un rat-troll... Un gufro. Pensa se c'era scritto un mago anche. E quindi un ragazzo o un mago. Faccio la... Vai là, però sì. C'è il rischio, perché magari nell'ultima versione dello spettacolo teatrale magari Harry Potter è una ragazza, perché sai che... Esatto. Si sa mai, effettivamente. Può essere anche un gufo. Vediamo un po'. Che culo. Hai sudato un pochino. Marco, sei in disappunto, che c'hai? Bacerto. Guarda che il gioco è fatto per tutti, cioè non è che... Come si chiama la piattaforma che Disney ha lanciato all'aprile 2020, ragazzi, per competere con Netflix? Mi incazzo adesso. Disney 2020? X. Disney Channel. A parte che è un più, non ma è un X. Come no? Aprile 2020. Da noi è arrivata a marzo, in America c'era già da prima. Da due mesi, tipo. Però non è aprile 2020. Comunque a parte Disney che in Italia è arrivato 2020, giusto? Sì, marzo. Disney Flix, quindi? Disney Flix, no. Che ridere, ragazzi. Che bello Disney Flix. Ma Disney XD? È Disney XD, un canale. Sì. Canale di Sky. Ma che applaudite? Ma cosa applaudite? Era la risposta esatta. Marco, grazie, sei solo un invidioso. Ma chi invidioso e rosicone. Rosicone, smettila. Di chi fu l'opera Il sacco di Roma del 410? Qua iniziamo a essere un po' più... I Visigoti, gli Unni, i Bizantini, i Graeci. Questa se non la sai tu, Liezar. Io non la so. Non so a chi appellarmi io, Volendo puoi chiamare a casa, ma puoi fare il 50-50 all'aiuto del Pubi. Voglio cambiare la domanda. Puoi switch, chiede lo switch. Chiama lo switch, come si fa? Shift. Non lo so. Swish, era questo? Spero di aver fatto bene. Adesso però voglio sapere la risposta. Sì, dovrebbe darla. Flip la fly, dai, vediamo. Era là, dicono comunque, i Visigoti, quindi erano i visi dei Goti. Io avrei detto Bizantini, quindi. Io avrei detto gli Unni, penso. Io non avrei detto, avrei probabilmente fatto... Ti banno. Anzi. Allora. Oh, dai, vedi, ragazzi, uguale, stessa difficoltà dell'altra domanda. Che cosa che cosa non serve per giocare a pallavolo? Serve. Infatti ho detto cosa comunque, serve comunque, cioè, cosa vuol un dire? Pallone, una rete, un pali, un volano. Il volano non serve. Perché il volano è... Non è quello che è un tipo, una specie di pallone che lo usano però per un altro sport. E al posto del pallone c'è il volano. Hai sbagliato, Liezar. Come no? Sì, è vero. Volano, non è un pallone. No, è al posto al massimo pallone, una pallina. Te lo usano, sì, esatto, al posto del pallone. Sì, non saprei com'è. Al posto di una pallina. Nel badminton. Non mi ricordo come si chiama lo sport. L'avevo anche fatto una volta. È una pallina con le ali, esatto. Con la coda, più che quelle. Ma per fortuna era la risposta esatta. Per fortuna. E intanto l'incredibile bravura di Liezar gli mette 1500 stelline in saccoccia. Quale cantante è soprannominata la principessa del pupù? Ho letto la principessa del Britney Spears, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé. Io vorrei chiedere l'aiuto del pubblico. Come funziona qua? Adesso lo facciamo come sondaggio? Certo, o... lo facciamo come sondaggio. Sondaggio. Vector. Scrivi solo ABCD. Pippo.
Ma non dovete scrivere. No, arriva il sondaggio, qua. Ragazzi, non scrivete. Ma c'è Ciccio. Se potete, non spoilerate a prescindere. Poi io non guardo la chat. A parte che ho scritto tutti diversi. No, e poi è sbagliato. Cercate di non scrivere. Lo taggo così. No, è arrivato, è arrivato. Uè, okay. Ciccio. A posto. Vediamo questo aiuto del pubblico. Intanto io lo faccio partire anche, e si usano anche qua. Anche qui, giusto per correttezza. Qual è il pubblico? Sarà quello con delle persone, ragazzi. Cazzo, veramente, io non ero sicuro di no, comunque. Vediamo cosa dice. 0 e 0, tra l'altro. Tanto, guarda quanto è calibrato bene, perché nella nostra chat sono più capre di merda, purtroppo. Sì, beh, un pochino, però. Però c'è un 63% esatto. Della... Beh, andrei sull'A, ho visto adesso. Quindi dico l'A? Sì. Let's go with A. Pensa che probabilmente avrei sbagliato. Io avrei detto io pensavo Lady Gaga. Anch'io ero convinto Lady Gaga. Io la sapevo. Ma Britney Spears non esiste più. Ma è sempre stata lei però la regina del pop. È sempre stata lei. A parte che è la principessa, no? La regina. Ah, vero, la regina Lady lei Gaga. Era la regina del sì, perché lento. Ma la mia memoria è in gran forma, cioè si è fatto aiutare dal pubblico. Che cazzo dici? Qual è il più famoso Leopirdo di Lanzo da Vinci? Leopirdo? La Gioconda, il Guernica, l'Urlo e il Papaveri. Continuiamo con la A, sempre la A. Solo. E tanto quello lì è il trucco, sempre esatto, la l'antica tecnica della A, come diceva Cap in... nell'altro quizzone. Tra l'altro lì il comando dei conta non l'abbiamo più... L'abbiamo resettato almeno inizio gennaio, no? No, l'abbiamo resettato dall'ultima farmi... No, erano i cosi per farmi. Le sminate. Oh, primo traguardo, comunque. Ho usato già due aiuti, però vabbè. Guarda quanto è duro questo modo di porre. Ciao, culo. Ciao, culetto. Lino, io... Guarda, quasi qua, lunedì prossimo. Vieni a fare il milionario. Se vuole venire anche oggi, dato che manca Corvo, poi è già finito, quindi... Ovviamente. No, invece Moro, scusami, non ho capito. No, io sono il conduttore. Ma chi se ne frega? Che libro venne scritto da Alessandro Manzoni? I Promessi Sposi, I Miserabili, Don Chisciotte, Romeo e Giulietta. Continuiamo con la l'antica teoria della funziona sempre. Sempre là, ragazzi, c'è un bug. Final answer. I hope it is the right one. Grazie Berba. Grazie. Guarda, io con questa difficoltà di domande, Mark, non capisco come tu sia uscito alla prima domanda. Ma guarda, ed era la app pure la sua, quella giusta. Sto chiedendo anch'io. Trichiti tron. Ready to face the traps of this next question? Good luck to you. Chi canta Signorita con Camila Cabello? Che cazzo ne so. I love you when you call me Signorita. E basta, non lo so più. Quello no, allora, Justin Timberlake. Dai, quello delle scarpe. Fai la Marshmello. Kygo Giotto. La chiamata a casa. Sean, chiama, Sean chiama Mendes. Guarda che l'altra volta ti ho salvato la chiamata. Marco, chiama mutati. Mark. Chiama Mark. Mutati su ATS, perché facciamo le robe ben bene, per favore. E come parlo io? Non parli. Scusami. Parla, tanto ti sente comunque lui, ti deve solo rispondere qua. A meno che non sia mutato del tutto, in quel caso non ti sente per grazie niente. Grazie Mozgus. Dov'è Marco? No, ha mutato solo il microfono, quindi ci sente. Quindi posso dire Marco culo, Marco culo, Marco culo. No, lo chiamo, Dimmi le Mozgus. Pronto? Prego, Gezar, parli pure con il suo... No, sei tu che è la zia. Ah, no. La zia. Chi è lei? Si presenti. Sono la mamma di Simone. Chi? La mamma di Simone. Ah, è la sua mamma. No, c'è suo figlio che, come sa, è alla trasmissione... Ha fatto casino? È la polizia? No, non è la polizia. Siamo... No, è in diretta una trasmissione televisiva, signora. No, non è televisiva. Ma gli dite di cambiare le pile dell'impianto acustico? Su canale 5, signora. Ma non gli ha detto niente suo figlio? Ma chi lo sente quello? Sempre no. Come a donne? A donne? Ogni settimana me ne porta.
Vabbè, signora, comunque, lei tutto bene? Un po' male di gambe, un po' gonfie, però a parte quello... Deve bere un po' più acqua, ritenzione idrica. Vabbè, comunque, signora, allora, suo figlio è ingarbugliato in questo momento. Deve rispondere a una domanda, però non la sa. È sempre, pure a scuola, ogni volta. Vabbè, e adesso... telefonava lei anche a scuola, mi scusi. Per forza. Vabbè, nel senso, adesso dovrebbe dire, cioè, io le faccio la domanda, le do quattro risposte, ma tre di queste non sono veritiere, solo una lo è. Mi piacciono queste cose a me, seguo sempre in trasmissione. Ma scusi, lei da dove le chiama? Io? Da Vibo Valencia. Mi sembrava dall'accento, in effetti. Scusate, piccola parentesi. Effettivamente c'ha ragione Leica Phoenix, che nel gioco il personaggio di Liezar c'ha 72 anni. Certo. C'è la madre ne ha... anni, cioè... Vabbè. Ne ha 99. Vabbè, io ne ho 84. Quanti? 84. 84. 84. Non si sente, glielo ripeto, 84. No, 84, 84. L'hai avuta un po' presto, signora. Allora, vabbè, prego, gli faccia la domanda a sua madre. Allora, falla io o falla tu? Non sto capendo. Tu devi fare, tu. Io che faccio, allora, tutto io. Prima. No, no, si mancherebbe. Ma mi sente, Marco? Certo, certo. Mi sento, tesoro, ti sento. E devi partire il tempo, deve partire. No, che sì, parte dai, il dai, tempo. Let's go. Aspetta, aspetta, faccio partire il tempo, dai. Oh, capo di miseria, dov'è? Ostia, no, è così no, che mi confondo. È partito il tempo, è partito il tempo, dai, veloce. Allora, chi canta Senorita con Camila Cabello? Senorita, Cabello, beh, che deve non capire. È Massimo Ranieri, sicuramente. No, quello no, c'è Justin Timberlake. Poi non c'è... lo conosco. Marshmello, che non è quello che si mangia. Non lo conosco. E... Kigo, credo. E Shawn Mendes. E questo qui. No, decisa. Questo è decisa. Va bene, grazie. Questo era bravissimo nel wrestling, tirava certi calci incredibili. Non era, no, era un altro quello. Ma sì, ma Giovanni, qua c'è un signore, picchialo. Giovanni, picchialo questo signore. Chi? Chi è Giovanni? Giovanni è mio marito, il papà di Simone. Ah, un saluto. Ah, okay. Come, ok, ma che non lo sapevi tu, scusami. No. Ma siete parenti? Alla lontana. Ma che lontana? Ma questo è un disgraziato. Vabbè, comunque, Shawn Michael è hai detto. Tutto il tempo. Di... Michael, a posto, a posto. Sì. Va bene, allora ci sentiamo alla prossima, signore. Alla prossima. Si riguarda. Sì. Mancia? La mancia, volevo la mancia. Comunque... Prego, la diceva... D, vai con la D. Eccomi tornato. La D, dove si sta? Oh, Marco, dove sei andato? Nel bagno? Vabbè, bagno, quando bagno. scappa, in effetti. Che devo fa? Quindi, Vera Mendes, vediamo un po' se è giusto. Era Vera Mendes. Ma guarda che domande facili gli Ezar ogni volta. Ma tutte le volte, no? Mi sono perso tutto. No, siamo sempre stati fermi qua, ti abbiamo aspettato. Sì, no, ti abbiamo aspettato. Meno male, meno male. Mamma di Liezar addirittura, che storia. Allora, Liezar, in che anno è uscita la versione live action del Re Leone di Disney? Bastardi. Comazza, scusami. Ma il 50 e 50? Io la so forse, ma sai. L'ho vista al cinema, quindi spero di ricordare. Grazie, Riccio. Io l'ho visto solo su Disney Plus, ma ricordo di aver fatto lo spettacolo teatrale aiuto, quando è uscito. No, io sono andato proprio al cinema. L'ultimo aiuto, vediamo cosa ti toglie. Beh, 2019 allora. Come allora? No, perché 2020 l'avevo escluso a prescindere. Sì. Ma era l'altro ieri uscito. No, è uscito l'anno scorso. È uscito 2019. No, appunto. Sì. Però dico, vabbè, se l'anno scorso non poteva essere uscito, per forza l'anno prima. No, era di sotto. Cos'è che io avrei detto 2018, sai? Io avrei detto 2018. Sono andato al cinema per... ma Moro, io l'anno scorso per me non è esistito, quindi mi mancano dei pezzi nel cervello per riconoscere gli eventi.
Allora, basta con le musiche. Come si intitola l'album della band BTS uscito nel febbraio del 2020? Dai, questa è facilissima. Io lo so. Dark però. And Wild, Map of the Soul 7, Love Yourself Hair, Love Yourself Tear. Per tornare alla domanda di prima, il live action del Re Leone è uscito il 21 agosto 2019. Ah, sì. A che domanda sono, scusa? Beh. Non puoi, apri il menu degli aiuti. Non ce ne so più. Alla ottima. Eh no, Franci, non li so fare i conti. Cioè, questa è la nona, questa. Se no facevo il contiere. E niente, niente. Io mi fermo qua. Non si può cliccare. Invece si può. Io mi fermo qua. Quindi esatto. Io comunque sono andato alla decima. E ti arresto. Mi arresto. Chiamo la polizia. Chiamo. Poi, no, poi la mamma magari si preoccupa. Non fare il vigliacco, per favore. Ma non è vigliacco, scusa. Il gioco funziona così. Esatto, mi fermo qua. No, no. Certo, io non sono, io non sono d'accordo. Io mi fermo qua. Ma chi se ne frega che non si infatti, infatti, non se ne frega, non se ne accorda, mi fermo qua. Che schifo, ragazzi. No, rispondi tu. No, io sono conduttore. Guarda come applaude duro, Liezer. Sì, con una mano sola, tra l'altro. Una è ferma, e l'altra... Che imbarazzo fermarsi, ragazzi. Tanto faccio guadagnare i punti, così possiamo sbloccare le robe. 120. I punti li fai guadagnare se vinci di più. Eh sì, ma se vinco 0 non vinci. Sì, se vinci 0 non si vince 0, ti dà comunque i soldi. E hai comunque il traguardo. Chi è l'ore? L'Erican. La tier 3, faccio vincere io anche a fortuna. E poi sono ma quante cose ha scritto da leggere da lì? Intanto vi schizzo, vi strizzo. Grazie, io ti strizzo, L'Erican, io ti strizzo. Allora, invece Corvo mi pare fosse... Non mi ricordo mai. Te lo dico, Nicola e Giuli. Studente esatto, che la sua passione è svagarsi. Che cosa vuol dire passione svagarsi? E che ne so, è come qual è la tua materia? Qual è la tua materia preferita? La ricreazione. Esatto. La scuola. Pipori. Grazie, bello, Lerica, sei sempre gentile. Faccetto nella bocca, proprio dentro, mi insinuo. Prego. È dentro la bocca. Allora, Corva Bianchi. Dica. Siamo qui, alla prima domanda del milionesimo Voglio miliardario. Voglio quasi uccidermi, Però, vabbè. Come si chiama la disciplina che studia il cuore? Tra l'altro che studia del cuore. Che io, per favore, non ce la faccio neanche a leggere così tanto. Carologia, cuorologia, cardiologia, cartologia. Per quanto effettivamente potevano chiamarlo cuorologia, sarebbe stato tutto molto più semplice. Però no, dico C. Quindi dopo... la cardiologia. Posso dire una cosa dopo divertente? Prego. Che qualcuno non si era reso conto che ero io a parlare al telefono. Ma va bene, non importa. Andiamo avanti senza fare nomi, insomma, vi basti sapere questa cosa. Andiamo pure avanti. Dopo dire voglio sapere il nome, cognome e anche parte del codice fiscale. Beh, ma ci sta, Marco non c'era più. Dalla voce qui era tutto un po' distorto. C'era, Si è arrivato dopo. Quindi, cartografia. No, la C, cardiologia. È purtroppo tardi. Ah. Era cartografia. Torno subito, scusa. Come torno subito, scusa? Attenzione, ha detto scusa, Scusa. Non ha finito la frase, quindi per me non è valido. Sta continuando a giocare. Quindi esco, chi taccia consente. Esco. Attenzione. Il terzo sì. Allora, vabbè, facile. Corvo. Certo. Nel terzo secolo avanti Cristo... Quando valicò le Alpi per affrontare i Romani, da cosa era accompagnato Annibale? Scusami. Da cani, da tori. Annibale. Annibale. Da tori, da elefanti, da dinosauri. Secondo me, avesse avuto i dinosauri... Era troppo easy. Sai quanti film sarebbero usciti? Troppo easy, dai. Io dico gli elefanti. E la tua risposta defecatoria? Eh sì, adesso da quanto ho capito per me è la teoria della C e non della... Dici, se parte con la C va bene. Una volta la teoria della L, adesso invece. Dice, e invece... Ciccio, quindi? Ciccio, la C di Catamarano. La Pippo, allora. L'accendiamo tutto di fretta, vai. Vadi, vadi. Anche se proprio rispondi dinosauri, no, se sono un pirla risponde dinosauri. Io avrei detto elefanti pure io. Cioè gli elefanti da guerra, e infatti...
Anche perché i tori era difficile portarli. Sì, potevo capire con i cani, però i tempi, i cani. Che altro dovete addestrarli i tori? È un casino. I cani allora, potevano avere sei. Marco, ti chiedo un po' di silenzio, sono ti... facciamo allontanare dall'aula. Si come si chiama un territorio quasi completamente circondato dall'acqua, ma collegato alla terraferma per un lato? Penisola, mezz'isola, quasi-osola, isoletta. Allora, effettivamente, se uno ci sta a ragionare, dice che è quasi completamente circondato dall'acqua, quindi sarà una quasi-isola. Una quasiola, non quindi. Ci ha creduto quasi-ola. Abbastanza, quindi quasi. Però c'è scritto quasiola e quindi... Quasiola. Allora, per l'accendo, quanto quindi l'accendo. No, però ho detto per ragionamento. Ma dato che ho dei ricordi scolastici molto... la scuola con Annibale, esatto. Però ero un compagno di classe, sì, era insieme, sapeva elefanti. La cosa degli elefanti, sì, quindi, la... quindi la F hai detto la esatto la F di A Fedez. Io avrei detto fissa, però sì, effettivamente. Ma parlano sopra, senti, come maleducati, si, sempre come si ingroppano, sì. Nel senso sempre a livello parolierico. Bravi, pubblico, fate un applauso a Corvo che ma ha raggiunto... non è vero, ma no, io grazie, voglio... ha raggiunto tutto, il momento, suo primo tutto, allora primo vediamo quale di questi non era un libro prima di essere un film Disney. Questa può essere interessante. Può essere interessante. Alice questa. Nel paese delle meraviglie, Peter Panis, il libro della giungla, Pocahontas. Molto bella tanta. Io Peter Panis, comunque, guarda come si pensa lei. Anch'io sono uguale, giustamente. Sì, sì. Con la faccia furbetta. Vero, allora... Pensa che uno si chiama Il libro della giungla, quindi... Però magari è stato fatto dopo, dire, però... No, è stato fatto dopo, magari, che ne sai. Esatto. Questa non... Sai che andrei in confusione? Io non la saprei io questa. Sto lagando a merda, ma prego, prego. Ce l'ho in testa, ma potrei sbagliarmi, ecco. Non sono sicuro della mia risposta. Ok, sono tornato. Eccolo, un po' allora... di ritardo, ma... Vabbè, ragiono, vediamo. Si è sistemato, po'. Non ricordo il libro di Peter Pan. A Pocahontas credo, sono abbastanza sicuro che ci fosse un libro, però non so se era prima di essere un film Disney. Facciamo una cosa, iniziamo per il 50-50. Vai, 50-50, ragazzi. Ok. Vediamo un po'. Non lo so. È tratto da una storia vera, Pocahontas. Ai. Sono rimasti... Minchia, sono rimasti Peter Pan e oh, non chiedermi aiuto a casa lì della consorte, che non grazie, vale. Grazie, bello, grazie. E lei non è che posso dirle no, non no, parlare no, qua. No, zitta, siamo... Domi, per favore, che qui ci sono dei soldi dice, in palio. Zitta, Domi, non suggerire che ci sono dei soldi in palio. Si bara, sta dicendo. Perché a Bari! Allora. E allora, effettivamente così direi la D. Perché io pure direi la, però io non c'entro, quindi... Non... Ma sì, dai, buttiamoci. Allora, stai zitto, Marco, no? Che al massimo ormai ci facciamo detto, male. Quindi Pocahontas? Vada di porca, oh. Di ma poca. Che dice? Poca. Ci andiamo con i piedi di pombo. Anche secondo me, comunque, Pocahontas. Dalla radiolina negli orecchi. Mi sembra più di cosa... No, ma io mi ricordo, il libro di Peter Pan, proprio. Però magari sono pazzo io, No, non vabbè, è che... adesso non è che magari non esistono i libri. No, no, ma c'era scritto di Pocahontas, certo. È uscito il libro dopo. Sì, sì. Come si scrive mille i numeri romani? Ma è una cazzata, scusami. Io non li so i numeri romani. I numeri romani, Marco, non so neanche l'italiano. Allora, si scrive CILDM. Ma mille i numeri romani. M di mille. Ma in romano, il latino, come si dice? Era mille. Millem. No? Perché avevano... quasi, Si diceva migliaium. Io non li so per davvero i numeri romani. Cioè, li confondo sempre. No, allora, io mi ricordo. Perché io avevo la varicella quando li abbiamo fatti a scuola e poi non ho più recuperato bene, mi è rimasto sempre il buco dei numeri romani. Allora, io mi ricordo la I che è 1. La V che è 5, la X che è 10, okay. La C che è 100 se non sbaglio, e la L sarà 1000 allora, o no?
Penso io avrei fatto il ragionamento proprio 1000M e quindi avrei detto quello da pirla proprio, perché da pirla come ragionamento. Però... Facciamo una cosa, chiedo l'aiuto del pubblico, dato che li vedo molto saccentoni. Vai, Vector. Ma non devi guardare, che suggeriscono. No, guarda che suggeriscono. Adesso tanto se va l'aiuto del pubblico. C'è il sondaggio, non è che... Vector. Oh! Ciccio! La regia è in ritardo. È andato a prendersi un caffè. Oh, Ciccio! Fai... il sondaggio... bravi. Funziona sempre così, scusami Vec. Prego, votate, intanto io faccio partire anche qui la partizione. Ma datemi il tempo. Ma no, Vector, devi essere sul pezzo. Comunque, ragazzi, esatto. Credo ci sia un plebiscito da noi invece. È un po', sì, questo giro... Sì. Perché la L sta per lustro, che sono 5 anni, mi pare. No, ma la 5 è 50. A parte che no, 50, perché il 5 è la credo B. Sia 50. La L no. 50, la C è 100, mi pare. L 50, però mi pare L... Che... O 500, la L. L sta per tipo... La L 50, no, la C è 100, sì. La D non 5 mi non ricordo. Non ha senso, naturalmente. La D non so neanche se di 500. La D 500. Dicono 500. Comunque, millennium, vabbè. No? Come Windows Millennium. Giustamente, hai ragione anche tu, però vabbè. Dai, io direi la D di Domodossola e quindi la era proprio S. Il ragionamento da pirla, allora, che era quello sì, esatto, giusto. Esatto, okay. D, en route to the win. Dove il Discord? Ecco. Quindi? Anzi. Ah, scusa, la devo accendere. Che non serve. Perché quando muta. La clicchi una volta non la puoi cambiare dopo. Però vabbè. Bene, 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 bene. Bene, c'ho il traguardo intermedio, quindi... Cosa ha fatto con le sue braccine? L'avete visto anche voi? E tanto sono solo quelle da vedere. Che tipo di veicolo si usa per il BMX? Dai ragazzi, secondo a parte me che il tutto catamarano. Sbagliato. Ah, perché il BMX è una pratica, non è proprio il veicolo, scusami. Secondo me è scritto male. Beh, in realtà però... sì, cioè nel senso che da quando... il BMX dovrebbe essere, esatto, no, tipo uno sport. Ma quella... E poi c'è la bici adatta a quello sport che è la bici da BMX. Okay. Secondo me si chiama proprio la BMX la bici, però magari... No. Quindi? Anche perché lo sport è mica il downhill. Okay. No, non è la stessa cosa. Il downhill è infatti sta nei per boschi. Bici motore xilofono, come dicevano. Esatto. Downhill si fa. Adesso mi boschi. Cercate su Google che cosa, per cosa sta BMX. Adesso è una tecnica di freestyle di skateboard. Ah no. Ecco, io che ho scritto per stream. Ah, vedi. Let's keep our streak going. Perché motocross che non c'è la moto? Vabbè. Non c'è un motore, no? Perché fai nei moto boschi. Come movimento, credo. Giusto. Poi, ostia, di quale dio dell'Olimpo è figlio di Percy Jackson? Beh, dai. Questa a mitologia è facile, eh? No. Chi la sa è facile. Se non la sai non è così. Se sai un po' di mitologia è facile. E non saprei. Non hai visto neanche mai la locandina dei libri o dei... Cioè, abbiamo anche un altro aiuto dal pubblico, se vuoi. Un altro aiuto da casa. Ah, la telefonata da casa. C'è anche lo switch della domanda. Aspetta che potrei avere la telefonata da casa qua. Tu sai di chi è figlio per sì? Non è che puoi dire prima, lo faccio, lo mando, Telefonata da casa. No, se lo chiamo voi. No, la mando la chiamata da casa, Sì, no, se la sa la cancelliamo come aiuto. No. Anche se non la sa. Mi sta dicendo che non era figlio e senza sapere le risposte che ci sono qua. Quindi io non so che... Beh, i dei sono quelli, non è che... Quindi chiama. Bravo Gianluca. Bravo Gianluca. Allora, faccia partire una chiamata. Allora, chiamo chi chiamo? Però. Chiamo zio Michele. Un attimo. Come? No!
proprio zio Michele con tutti gli zii che c'è. Ma non chiamare zio Michele, no, lascialo lì quello. Ma non zio Michele, anche perché non credo che risponda. Ma non è che quel Michele, guarda che mio zio si chiama... ma mio zio si chiama Michele, scusami. Io c'ho uno zio Michele Irl e tu mi... zio Michele. Scusatemi, io c'ho veramente uno zio Michele. Chiama zio Michele. Io c'ho veramente Irl, uno zio che si chiama Michele. Ma ci credo, ma ci mancherebbe. Ma guarda te. Se permetti, no? Ma guarda te. Chi è che mi simula una telefonata? Non ti preoccupare. Lindo e abita ad Erba. Purtroppo devo fare da intermediario, però ci siamo. Prego, va bene. Pronto, parlo con zio Michele? Pronto? Pronto, mi si sente? Zio Michele, ecco. Parlo giusto? Sono Michele, sì, salve, buonasera. Sembrava, infatti. Lui è Michele senza lo zio. Da dove risponde? Marini, però. Da Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Che cazzo sembra... ci fai lì che noi stiamo di Torino? Vabbè. Va bene, una gita. Ah, no, abito qui. Ah, va bene, mi fido. Perché... non si può mica andare in giro col Covid. No, immaginavo, infatti, bravo, di al buon esempio, soprattutto a suo nipote, che invece è a scorrazzare in giro per gli studi. Prego. Ti saluta Fabrizio. Un saluto, ciao zio. Ti risaluta di conseguenza. Come sta il trattore? Chiede. È tutto a posto. Ho fatto un tagliando settimana scorsa. Adesso è sardo, cos'è? Sì, no. Comunque, allora, lei è in diretta visione... Mi passi Fabrizio? È un amico lei? Fabrizio? No, io stavo dicendo, infatti, che lei è in diretta... mondiale nella televisione nazionale. Pensi che casino. Siamo a chi vuole essere milionario, signore. E gioco io? No, gioca suo nipote Fabrizio. Però Fabrizio, siccome non sa le cose, che è un poverino, un ignorante di merda, imbecille, sì, proprio. Devo chiamare alle persone a casa uno per uno per sapere cosa ne pensano di questa situazione. Lei cosa ne pensa di suo nipote, innanzitutto? Bravo, zio. È ufficiale che è sardo, comunque. Mi sembrava. Allora... suo fratello Federico, quello è un delinquente. È gemello? Cos'è? No, è più piccolo Federico. Immaginavo anche perché è un bel signor anziano questo, eh. Esatto, essere più grande. Comunque, devo farle una domanda di cui lei mi dovrà dare una risposta, capito? Ma lei mi fa la domanda? Io le faccio la domanda, non lei. No, ma io volevo sentire Fabrizio. No. Posso salutarlo? No, ma lei la sente. Io la sto sentendo. Okay. Sì, no, l'ha salutata, infatti ha detto io la sto sentendo. Non so perché vi date del lei, però... C'è tanto rispetto per mio zio. No, ci mancherebbe. Comunque, procederei con la domanda io. Prego. Per un attimo, che prima di tutto voglio premere dei pulsanti, che si sa mai. Allora... procedo con la domanda, gliela leggo io perché purtroppo suo nipote ha un ascesso, non riesce. Ok. Quindi, allora, quale dio dell'Olimpo è figlio di Percy Jackson? No, ho sbagliato, mi scusi, gliela ripropongo. Di quale dio dell'Olimpo è figlio Percy Jackson? Ha capito? Okay. Zeus. Apollo, Poseidone, Ares. Ma allora, Pollon me lo ricordo io che è un cartone animato, quindi no. Cioè, infatti, sì. E poi gli altri due che nomi sono? Sono stranieri? Sempre sono della mitologia greca, ormai. Signore. Ormai è sempre più di Sassari. Però. Poseidone, sì, lui è pugliese. Io dico Poseidone, prima gli italiani. Va bene. Allora proferisco, Fabri.
Un saluto, saluta, un saluto ti risaluta di conseguenza, che sei sempre stato, stato così, con le pezze. Ti sempre messo una camicia nera addosso. Sì, purtroppo. Vabbè, ci sentiamo, magari poi chiamo la polizia. Grazie, intanto. Grazie, un saluto, noi, salve. Arrivederci. Ma speriamo di non no. Non ci siamo visti, quindi a risentirci al massimo. Però. Bene. Bene, io mi fido dello zio nero. Zio minchione qui. Dello zio minchione. Quindi accendiamo, si accendiamo fida? La C. Si fida? La C di... Sì, la C di mi fido. Ciuccia. La C di ciccia. Di ci fidiamo. Peccherini. Ragazzi. Madonna, sto sudando io che non ho parlato al telefono. Grazie quindi. Zoltek. Grazie Zoltek, ben arrivato. Vale, guarda. È giusta! Per una volta non è Zeus che figlia, pensa. Pensa. No, si è preso... No, ha chiamato. Si aveva chiamato, non c'è stato. Vabbè. No. Bravissimo. Concentrati. Allora, Corvo, quale di questi verbi appartiene alla prima coniugazione? Partire, mangiare, essere, vedere. Penso che io questa non la so. Cos'è? Dovrebbe essere mangiare. L'accendo? Ma sì. L'accendo. Ti dico, Massimo io... è una stronzata, però. Ti dico, io... Are, ere, ire, se esatto. Mi ricordavo. Teoricamente come... are, ere, ire, ma non le sicurissimo. Le coniugazioni. Esatto. Io, ragazzi, l'italiano non lo so. Ah, ecco. Pensavo, per un attimo ho detto sbagliato. Sono un deficiente. La febbre e malivari. Ma grazie a voi faccio delle grasse risate. Grazie a te, Giuseppe. Dai, buon recupero, grazie, Giuseppe. Sì. Grazie, bello. Oh, la scalata scala, eh. La scalata scala. Certo. Oh, scala di marcia. Ed ecco una nuova domanda, eh. A quale forma geometrica si applica il teorema di Pitagora? Vabbè, che faccio. Questa invece è... Ai parallelogrammi. Ai triangoli isosceli, al raggio del cerchio, ai triangoli rettangoli. Allora, io mi ricordo che il Pitagorone, come lo chiamavamo noi da giovani, eravate così, eravate amici con... Esatto, lui diceva sempre, ricordatevi che la somma dei quadrati costruiti lì è uguale al quadrato dell'altra parte... Solo che non l'abbia mai cagato più di tanto Pitagora, poi ci stava anche un po' sui coglioni. Però mi ricordo che parlava di mai. Triangoli rettangoli. Ma sono triangoli diceva... o sono rettangoli però? Sono triangoli rettangoli, cioè, mi raccordava, sono triangoli, ma ricordatevi che la cosa importante sono i 90 gradi. E quella cosa mi è sempre rimasta gustare. In lui gli piaceva esatto. Un sacco questa cosa. Lui era quindi un accendo la lettera quindi... D, la D di D. D di D. D, l'accendiamo. Dica. Il triangolo ritto. Il triangolo a pecora anche chiamato. È giusta per fortuna, Per fortuna, ragazzi. Bravo Fabrizio, detto più comunemente oh. Grazie scuola. Grazie scuola. Sto scherzando, Marco oggi non ha giocato un'altra volta, ma vabbè. Ma l'altra volta ho giocato Marco, io. Ma adesso riesce a fare un'altra manche, dai. Perché dal 2006 Plutone non viene più considerato un pianeta? Veramente? È troppo grande. Come veramente? È troppo lontano. Scusa, non ho capito. Non è mai esistito. Scusa, se lo sono inventati. È troppo piccolo. Lo zio Michele. Lo zio Michele. Due ore ma io che... Bravo Fabri, vinci tanti soldi, ci prendiamo. Ancora no. No. Vai, dica. Questa non la so, però, zio. Ma non ne ho la minima idea. No, allora, sono orientato su una io, però non sono sicurissimo. Beh, io mi ricordo allora, qualcosa di The Big Bang Theory. Ho lo Switch. Sì. E switchiamola, dai. Che non l'avrei switchata questa. Io avrei detto D. È troppo anche piccolo. Io, le altre non hanno senso. Assicuro è troppo grande, sì, no? Perché ragione anche voi, però. Non è mai esistito, mi sembra una cazzata. Scusa, è troppo lontano, non è un metro di... Senso, sì. Beh, vabbè, sì, perché... Vediamo. Quale di queste canzoni non è della band Imagine Dragons? Questo dovrei saperla io. Believer, Thunder, Natural. Vabbè, bad ragazzi, guys. Però dai, perdonatemi, dai. Di cosa stiamo parlando? Corvo allora, non la sa, Corvo. Secondo me Corvo non la sa. Lo dico che la bad guy è un'altra signorina con dei capelli colorati. Quindi dico D.
diciamo la D, perché D. Io sono un cattivo ragazzo. Esatto. Però no, non cantata ma sussurrata. No. 20 miliardi di euro, se è arrivato. Porca miseria, ed è il gioco il milionario. Sì, però purtroppo sono in gettoni d'oro. E quindi sono 2,50 euro. Gli Oreo non è che valgono chissà quanto. Quindi. Dove si raduna la linfa degli alberi durante l'inverno? Nelle foglie, nei rami, nel tronco, nelle radici. Bella domanda questa. Questa la so, credo, ovviamente. Nel tronco. Come il pene, dici? Esatto. Oh, ricordo di... Non mi ricordo quale video che ho visto. Diciamo, tipo lo sciroppo d'acero, ad esempio, era la linfa tendenzialmente degli aceri. E bucavano il tronco per estrarre la... Lo sciroppo d'acero. Io dico nel tronco. Avrei detto anche io, poi magari sì, ignorante. Se è sbagliata così, magari Marco anche riesce a fare un'altra me. Partita. È un buon ragionamento. Il ragionamento avrei fatto, cioè io avrei detto una roba del genere. Al massimo le radici, ma nelle radici. No, no, porca puttana. Io avrei detto tronco. Porca troia. Avrei pensato al tronco anch'io, effettivamente. Perché aveva senso anche nelle radici come logica, però avrei detto tronco pure io. Nelle radici. Era. Mannaggia. Ma era un traguardo comunque. Vabbè, quindi... comunque. Otto i miei stones. 20.000 miliardi di cose li ho presi. Piripiri piripiri piripi. Dai, Marco, altra occasione. Marco. Quanti punti ma abbiamo? Tanto... voglio sbloccare qualcosa. 760. Star Wars, è cosa di Star Wars di Harry nulla Potter. Ancora. Cioè, dobbiamo fare altre 612 live. Sono 4.000 e 4.500. A parte che dobbiamo fare cucine nel mondo, ragazzi. Sì. Assolutamente allora. Sì. Marco, prego, prego. Ma manca poco poi. Tanto esco subito. Allora, parteciperai con il mio personaggio, Va bene. Infermiere appassionato nelle arti antiche. Chissà cosa. Vabbè. Non lo so, lui ti fa l'anestesia tirandoti una randellata con con la clava. Ah, beh, bene, bene. Schippa, schippa. Ma chi è questo qua? Schippo, schippo. Allora, Marco, qual è la capitale della Francia? Parigi, allora, Berlino, me... Roma, Bruxelles. Ho sentito Roma, però mi sembra Parigi. Ti sembra Parigi, vai Parigi. Però anche Roma. Ma c'è strada sbagliata anche questa. Io muoio se questa è la data sbagliata. È Bruxelles. È lì vicino, si sa mai. Are you sure? That'll be my final answer. Now it's time to find out the correct answer. Ah. Mia, che ansia, ragazzi. Che paura. Però è bello che ci sono questi errori, perché ti fanno prendere un po' l'ansia anche quando non ce n'è bisogno alcuno. Marco. Ragazzi, allora, adesso voi mi dovete dire, loro vabbè, hanno avuto le peggio buffonate della dai, terra. Sì, vabbè, capito, Marco, ma Marco, dai. Diocleziano ha regnato dal 284 al 305, ma di chi era imperatore? Scusami. Dei romani. Degli euro, dei dollari, del sium. Sium. Ma mi sentirei di dire dei romani, perché del sium non credo. Poi... Però dai, cioè, dai, vedi la differenza di domande comunque. Vabbè, ma una cazzata, vabbè, scusami Marco. Quindi la metto, Marco. Dai. I'm choosing A. Are you absolutely... Ti aspetto. adesso degli euro magari. That's an answer I can get behind. Cioè, un dislivello delle domande, ma non tanto per la domanda, ma per le risposte ci arrivi, ma la domanda è sicuramente più difficile di quelle cacate di vabbè, prima. Ma con apposta. Quelle risposte, no? Alle risposte, vabbè. Marco, quale cibo può essere verde, bianco o rosso? Fagiolo, mela, carota... Mi devi far finire! Carota, o cetriolo. La sempre hai la ruttato? No, la B. Avete sentito il rutto, ma con l'acqua mi viene tutta liquida. Poi... Quindi B, Marco. Sì, B. Sì. Marco, ma la mela bianca esiste? Ma bianco non l'avevo letto io. Bianco non l'avevo letto, sennò avrei detto fagiolo, però. Infatti, non ho letto bianco, colpa mia. Ho capito, è certo che è colpa tua. Mia, non ho letto bianco. Marco. Ormai ero nel meme di. Me lo merito. Quando me lo merito.
Può rifarlo Miezza. No, lo rifai minuti, tu, lo rifai. Lo rifai tu. Ma non ho voglia, non ho voglia di rifarlo. Mi sono demoralizzato, Gero. Facciamoli rapidità tutti assieme, dai. Dobbiamo di arrivare. No, lo faccio io, lo faccio ma velocissimo. Lo fa Moro. Non ho letto bianco, non ho letto bianco, chiedo su. Allora, ragazzi. Veloce, eh? Quando vuoi mettere te, guarda, guarda bianco. Allora, Giorgio, oh, vai. Me lo merito, inserisce pure. Qual è lo sport rappresentato nella serie di videogiochi FIFA? Dov'è? Calcio. Vai, 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 vai. Puoi saltare sta parte? Sì. Era vera, ragazzi, e vai. Come si chiama il campionato di basket più importante del mondo? NBA. Marco, sono tutte le tue. Bene, bene, tutte mie, no? E vai, e vai. Quale di questi non è il nome di un famoso giocatore di basket? Ma incredibile, ragazzi. Dai, Michael Jackson, ma, immagino. Dai, immagino di sì. Marco, ma non è possibile. In quale videogame si affronta Bison? Street Fighter. Street Fighter. FIFA. Erano easy veramente. Che sistema di scrittura usavano gli antichi egizi? Vabbè. I geroglifici. Gli SMS, però. Era, molto era carino gli SMS. Nella... A quale di questi titoli si può giocare solo con un visore per la realtà virtuale? Beat Saber. Beat Saber. A vedere, si sa mai. Sono tutti col VR, comunque, sì, effettivamente. Però non solo. Non solo. Non solo VR. E vai, e vai. Qual è la capitale del Messico? Città del Messico. Ma no. Pare di sì. Sì, no, sì. Per un attimo ho avuto paura. Quanti litri di sangue scorrono il corpo umano? Detto. Cazzo, allora, questa non la so. Sapevo, no, se, io sapevo, sapevo 5. Io 7 non ce sapevo, pensa. Non c'è 7. Io sapevo 5. Io sapevo tanti, 5. Però diciamo io, allora 5. 5. Allora 5, perché se non... Io mi ricordavo 7, ma sarà 5 allora. Vai, 5. Quali sono le date della guerra dei cent'anni? Non la so, gli esami. E calcola 100 anni? Ma saranno tutte 100 anni qui. No, la prima, la prima no. No, ad esempio. Ah, la prima no. E la prima è l'ultima no. 37-36. Fai 50-50. Fai 50-50. Vai, usiamo il 50-50. Quando mi dà quelle due sicuro. Dicono non erano 100 anni. Allora sarà questa. Magari, no, secondo me è trabocchetto. Ma non vale leggere la chat. No, no, ma io non sto leggendo. 37, ma io... No, non sono certo. Cambia, voglio cambiare. Non lo so, aspetta. Usa un altro aiuto, chi se ne frega, usa un altro. Ah sì, sì, usiamo un altro, siamo a 8, tanto. Chiamo a casa. Chiamo a casa. Adesso ti dice che la D, ma come? Bravissima mamma, complimenti. Allora, zia, moglie, collega, amico d'infanzia, dipende quanti anni ha la zia. La zia sarà la più vecchia, lei ci sarà. No, pensa se chiama l'amante in diretta con la moglie. Good evening, Noor. I need your... Sì, sì, la A. Vedi? Vai. Quindi era una truffa, bastardi. Era una truffa. Perché la chiamano cent'anni? Non è cent'anni, sono 100. È più di 100. Ma io, io sai che l'avevo sentita sta cosa che tutto non era di cent'anni, per davvero. Perché un centone, insomma, hanno arrotondato. Eh, vai, Stonks, ragazzi. Quale di questi videogiochi è stato creato da Hideo Kojima? Metal Gear Solid. Metal Gear. Easy. Fortnite fatto da Hideo Kojima, lo vorrei vedere. Ma io non troppo, se no esce tra 20 anni. Sì. No, è già uscito. Quindi. Chi ha scritto l'Odissea? Beh, chiaramente è il Cid. È il Cid. Mi sembra ovvio. È Omero. Chi è il Cid? È il Cid, è un rapper. Ah. Ma questa è la 11ª domanda, scusa. Io non la sapevo, l'ho messa a caso comunque, ragazzi. Vabbè, gli altri sono i personaggi. Ma metti che anche no, sei ispirato, ha messo se stesso dentro l'opera. Come si chiama il giorno più lungo dell'anno? Non lo so. Dovrebbe essere il solstizio d'estate. No, però aspetta. Dipende non cosa intendono come giorno, scusami, più lungo. No, era il solstizio d'inverno, forse. No, dipende cosa intendono come giorno più lungo. Perché io mi dissocio. Ha sempre 24 ore. Ha senso d'estate perché d'estate le giornate durano di più, ma non credo sia il giorno di giorno, credo che intendano dall'alba al tramonto. L'estate. Perché è sempre un errore, perché in realtà chiamare giorno è giorno e notte assieme. Cioè, facciamo è il là. Dì e la notte assieme. Io direi là. Comunque là, sì. Se consideriamo quello, è là. Poi, vabbè, quello... È giusta, Stonks, ragazzi. Oh. Allora era quello lì il senso. In equitazione, cos'è lo scudiscio? Non lo so. No, per dare le scudisciate sarà il frustino. Il frustino, anch'io ho pensato al frustino. Una decorazione, un ostacolo, una ricompensa. Sarà il frustino. Ma è frustino. Dai, questa qui è logica, ragazzi. Adesso sbagliatissimo. Vai! Nel film Star Wars, chi ha costruito il droide C-3PO? Io non lo so perché non l'ho mai guardato. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker.
Meno male io non la sapevo. Vai, Stonks. Quale di questi vulcani considerato estinto? Kilimanjaro, Stromboli, Asia Fjol. Cosa vuol dire? Python della Furnace. È spento, penso. E il Python della Furnace. Aspetta. Lo Stromboli non credo. L'Asia Fjol è quello lì, quello islandese che era esploso qualche anno fa. Asia Fjol. Asia Fjol. Ci abbiamo ancora lo usa switch, è milanese, switch, usa lo switch. Lo switch, facciamo lo switch. Vai. Flip a question. Io avrei detto il pitone della fornace. Non è Kilimanjaro. Kilimanjaro è un vulcano, tecnicamente. Infatti. Ah. Però non lo sapevo fosse. No, neanch'io. Ok. Ultima domanda. Vabbè, ultima domanda. Ma era già l'ultima questa? Ma perché si salta? No. No. No, l'hai switchato. Era ho già switchato con l'ultima domanda. Ho switchato. Ah, ah, perché lo switch dopo ti ritorna qui. No, perché mi ha dato la risposta. È stato qualcosa che. Ma come, quale dai di questi verbi appartiene alla terza coniugazione? Quindi are e reire. Sì, esatto. Quindi ardire. Però apporre è completamente. Scusami. Non è are, nere, né ire, apporre. Quindi ho sbagliato gli. No, are e reire la terza coniugazione. No, ha chiesto, però apporre non ardire è nessuna delle tre. È giusto. Abbiamo vinto! Complimenti per l'ultima domanda. Vabbè, ma scusami, ma c'è stato 1000 punti? Ma si possono far male in 2 secondi? Boh, non sono sempre così, però, le domande. Vabbè, ma metto un attimo con Google Farm. Io non l'ho saputa leggere prima, però, che non era difficile. Però piripiri. Puoi già sbloccare quella del cibo? Piripiri. Sì, quella del cibo costava 1000. Dai, ma non ho capito, queste domande si aggiungono a quelle che hanno già? Questa. Sì, penso di sì. Allora, posto. Ma prima calcio, era solo roba del basket. Ma sono fighe queste qua da sbloccare tutte e farle tipo a me Star Wars, a Mark che so. Ma non credo che si possa selezionare il pacchetto. Ma non ha senso di domande, fare quelle si aggiungono che semplicemente. No, credo che selezioni. No, non credo. No, no. Ma cade domande a tema, secondo me ti fa solo domande su quello. No, non, no, penso. Non penso. Anche perché non c'è un customizza o robe del genere. No, infatti. Hai sbloccato cibi dal mondo? No. Ah, si è sbloccato, ok. Sì, dai, le nostre live posso. Però, vabbè, quella di Star Wars c'era lo stesso, anche se. Vai, Stonks, ragazzi. Anche se ho letto che a Gatto ne aveva sbloccati 2 o 3 di questi pacchetti, credo non sia mai uscita una domanda su niente. Ma perché già un po' ne escono, cioè, di Harry Potter. Sì, è vero, ma anche degli sport vari ne escono. Non a me, però ne sono uscito. Vabbè. Ragazzi, bene. Abbiamo fatto medio una vittoria. Io comunque ho vinto io, eh. Sì, in modo. Sembra di sì. Sì, Marco, a me io sono dispiaciuto. Vabbè, rifaremo, non so leggere. Ci rifaremo la prossima volta. Dai. Lino, voglio anche te. Se vuoi anche volta, tu, Lino, non si sa quando, ti faremo sapere poi quando lo faremo. Sì. Magari facciamo un lunedì. Un lunedì che tu non streami. Che sei a riposo, sei. Vale, ti stresso 3 ore 14, Valentino. Apporre è seconda coniugazione perché era apponere. Apponere. Ah, questa era una bella fregatura. Latino. Cavolo. Storia. Come fa? Questa non l'avrei saputa. Se ci fosse stata quella, non l'avrei saputo. Devo ruttare un attimino. Vabbè. Prego. Grazie, vi siete divertiti? Speriamo di sì. Madonna, a bestia, dai. Speriamo vi siate divertiti. Matteo, grazie mille. Grazie Matteo. Grazie mille Matteo. Grazie tantissimo anche a tutti delle sub. Eh sì. Tantissimo anche delle donazioni, siete stati belli. Siete sempre un sacco responsivi con chi vuole essere claudicante qui. Esatto. Benissimo. Sì. Quindi dai, noi ci vediamo la prossima settimana. Bravo, con questo, ma domani mattina con Blooms. Domani mattina con pomeriggio. E poi domani sera, mi raccomando, importantissimo, For the King, il nuovo DLC. Che bello, non vedo l'ora, ragazzi. 4 il re domani. Giornatina mica male domani. Quindi, sì. Bella bro. Ciao belli. Bella zi. Ciao. Facciamo così, io. Ma...